L'8 marzo è il momento in cui ci fermiamo a riflettere sulla situazione della donna, non solo nel nostro paese, ma proprio in tutto il mondo. E quant'è ancora la distanza dei diritti della donna rispetto ai diritti degli uomini e qual è il gap da recuperare anche nel nostro paese? Sicuramente sono stati fatti dei passi avanti importanti per la parità di genere, ma ancora è ben lontana una vera e propria parità, soprattutto nel campo lavorativo, culturale, anche storico. E proprio per questo le nostre associazioni, o come ogni anno, fanno delle iniziative proprio su questo tema, che ci consentono di analizzare i dati, ma soprattutto di impegnarci quotidianamente in quella che è una battaglia collettiva culturale affinché le donne abbiano gli stessi identici diritti degli uomini in tutti i campi e non solo in quelli familiari, ma soprattutto appunto nei campi lavorativi e culturali. Ma si tratta della tradizionale manifestazione dell'8 marzo, dove partecipano tutte le associazioni socie del giardino, in collaborazione anche con i sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL. È un momento dove si integra il valore politico-sociale dell'8 marzo anche ad una manifestazione che poi ha anche un carattere più ricreativo, ma Per questa occasione, per questa giornata internazionale della donna, è stata inserita anche una cena di solidarietà per raccolta fondi, quali fondi verranno devoluti all'associazione Pasta Gruel di Firenze. Questa associazione si interessa delle donne e del reinserimento delle donne che sono nel carcere a Sollicciano. il nostro piccolo intervento sull'8 marzo è riferito alla panchina rossa che appunto già esiste da alcuni, da oltre un mese a Brollo e d'accordo con gli assessori appunto inauguriamo questa panchina rossa per purtroppo la giornata sui femminicidi delle donne così. Quindi è un, il nostro intervento è un momento molto particolare, inserito però appunto nell'8 marzo.